La miseria. Minchia, questa è la zona endgame. Altro che la lana. La lana. Che è la lana? Che roba è la lana? Una paletta efficiency 5. Knockback e... cavolo. Che funziona lì? Ehi. Eccolo lì. Non sabbia a vedere, vai. Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedete intanto in questa veste che è quella che avete visto anche in un altro video della serie principale. Ma non vi preoccupate, mi cambio. È semplicemente che ho registrato tutti due video di fila. Cioè sto registrando subito a ruota. Comunque benvenuti nella Ragecraft Prophecy, la CTM impossibile. Eravamo rimasti a questo punto, come vedete qui c'è il piccone Silk Touch che mi servirebbe nella serie principale, ma non ce l'ho. Avevamo messo il secondo smeraldo, avevamo guadagnato ragazzi. Guardate quando ho questa... e questa eravamo rimasti a un punto molto importante, ovvero avevo preso comunque il nuovo potenziamento che è Frenzy, che vi spiego adesso. Ovviamente in teoria, statisticamente parlando, una volta ogni due kill di mob guadagno un boost di attacco e faccio un botto di danno. Avevo sistemato alcune chest, le cianfrusaglie, e in queste chest avevo ordinato tutto in maniera che fosse tutto più trovabile, come vedete. Infatti è tutto molto più semplice da trovare. E niente, non ho più livelli perché li ho usati tutti per unificare i libri e le armi. E una cosa importante, sono arrivato al massimo per il mio arco. Ovvero se adesso prendo questo arco e lo metto qui, non me lo fa mettere, non me lo fa più potenziare. Quindi devo prendere un'altra strada verso un altro arco. Comunque adesso basta parlare, andiamo a prendere questa cazzo di lana viola che è 7500 episodi che la sto cercando di prendere. Ok, lì c'è il mio avamposto, quindi devo andare da questa parte, finire semplicemente di esplorare la zona per quel poco che è rimasto da esplorare. E dopodiché devo anche andare a... avete capito, no? Tra l'altro questa zona l'avevo già esplorata, questa piccola parte di zona, insomma comunque piccole armature di cui non me ne faccio assolutamente di niente, l'avevo già esplorata questa zona praticamente tutta tranne alcune piccole parti. Adesso sto controllando se ho davvero visto tutto o se mi manca ancora qualcosa di importante, ma non credo. Tipo cose qui l'avevo già prese, esatto, la cosa lì nel mezzo erano i famosi pantaloni fire protection che mi sarebbero serviti. Ma oramai è troppo tardi. Ah, devo farvi vedere una cosa importante, avevo fatto da deficiente. Prima di chiudere l'altro episodio ero entrato un secondo guaio. Ora vedrete, aspetta, vi metto... ah, non ho torce. E avevo preso quello che c'era, cioè ho pigiato il tastino. Non sapendo che in realtà questo è un potenziamento fortissimo che in teoria io devo prendere e che finisce dopo un minuto. E lo posso prendere solo una volta durante tutta la durata della serie. E niente, l'ho già preso ed è già finito perché è passato un minuto. La miseria. E pure il creeper. Pure il creeper esplosivo. Facciamo una cosa, mettiamo un secondo la spada qui che è più semplice da prendere. Poi torce ovunque. Lo spawner del creeper. Qui c'è una chest con un orologio, io lo prendo perché se me lo dà un motivo ci sarà. Questa armatura, vabbè, boh, è figa. Ma fire protection 3, questo poteva servirmi, ripeto, nella zona del fuoco che ho praticamente fatto probabilmente prima del dovuto. Madonna sti silverfish, che coglio, guarda, entrano e escano dalla finestra, oh. Roba da circo proprio. Quella casa dovrebbe essere l'ultima cosa che mi rimane per poi di nuovo riniziare da capo tutto. Ok, quindi siamo di nuovo tornati all'inizio in pratica. Ripeto, comunque c'era scritto che questi nomadi davano qualcosa e invece non danno un cazzo. Comunque, cioè, bedrock per bedrock danno. E addirittura qui sembra rompermi il cazzo. Dai, muori. È che tu, i nomadi sotto le cascate. Magari queste cascate non sono semplici cascate. Magari devo salire fin lassù. Proviamo. Volete provare? Proviamo, dai. Magari davvero c'è qualcosa in più. Cosa che là sopra potrebbe anche darsi, visto che c'è una zona superiore. Ok, c'è una zona. C'è una zona forse importante. Uno smeraldo, uno spawner di blaze. Accipicchia, raga. Questi ci fanno giù pesa. Oh la miseria, che è? Zombie nomade. Bene, giustamente. Giustissimamente. Ok, spacchiamo subito lo spawner e cerchiamo di capire più che altro dove sono gli altri spawner. Ok, uno è qua giù. Ok, uno è qua giù. Ok, e te sei spawnato non si sa da dove, ma morirai, cioè, adesso. Ovviamente usiamo questa cesta anche come deposito perché abbiamo preso un botto di roba inutile. E niente, riponiamo tutto a posto. Però suppongo che non sia proprio, cioè non sia finita qua. Suppongo ci sia anche qualcos'altro. Un ghast, attenzione ragazzi, ok, un altro campo dei nomadi. Infatti mi sembra, dai poi. Ok,
L'ho one shottato. Però è un... Oddio, ragazzi, questo è un bordello, eh. Minchia, questa è la zona endgame. Altro che la lana, la lana. Che è la lana? Che roba è la lana? C'è uno spawner molto importante da rompere, ragazzi. Ovvero quello dei ghast. Quello del ghast è il più difficile e il più... E il più da rompere. Ho one shottato il ghast, oh mio Dio. Il creeper che esplode. Guardate, devo combattere contro un ghast feroce. Ok, l'ho ucciso. Ah, mi ha preso pieno. Diamine. Ok, ho spaccato lo spawner di ghast. Qui sta prendendo tutto fuoco. Accidenti a loro. Uff, ce l'abbiamo fatta. Qui c'era uno smeraldo, se non sbaglio. Sì, e qui c'è una chest. Semplice, ma giusta. Se la prossima zona è ancora più difficile di questa, ragazzi, l'Emmayala. Va avverto subito. Ah, qui è dove arriva la cascata. Cerchiamo di farcela e non morire. Vabbè, ma non male, casco nell'acqua comunque. Una paletta efficiency 5. Clockback e... cavolo. Questo è il castello super speciale, mi sembra. Forse è questo? A me sembrava questo. Sì, è questo, ok. Questa è la scorciatoia, la ricordate? Probabilmente no, perché c'ero solamente io. E di qua, ragazzi, andiamo finalmente verso la lana magenta, non viola, magenta. E poi io non ho ancora capito la differenza tra magenta e viola, ma va bene così, vedi? Oddio, la lava. Ecco perché serviva fire protection, vai. Io pensavo la lava fosse finita. Come funziona qui? Ehi! Ma voi davvero pensate che sia nato ieri? Ma voi veramente, cioè, cosa pensate quando fate le cose? E questo è un libro che mi spiega come funzionano le boss fight, quindi lo leggiamo. Dobbiamo leggere questo libro, quindi lo leggeremo tutti assieme. Avete detto che i boss hanno abilità particolari, ci sono degli shrine che mi danno l'abilità di modo che io riesca a ucciderlo, perché sennò il fight sarebbe veramente, veramente difficile, se non impossibile. E ci sono degli obelischi in questo caso che lo rendono invulnerabile, devo disattivarli con dei bottoni. E non per sempre rimangono disattivati, quando tutti e tre saranno disattivati e quindi sono spenti potrò colpirlo. E niente, mi hanno detto che è molto, molto difficile. Ok, il boss ovviamente... Madonna mia, bello. Bellissimo. Immagino che ovviamente non ci sarà solamente lui da solo. Immagino proprio di no. Gli obelischi, come vedete, sono tutti via accesi. E hanno abilità speciali che non mi saranno spiegate. I blaze, attenzione. Ok, i blaze mi stanno colpendo. Ok, ok, ok. Pieno di mostri qui in questa zona, ovviamente. Ok. Un obelisco spento. Come vedete, va via la luce. Ok, anche il secondo è stato spento. Dovrei guadagnare delle cose in teoria pigiando qua, non so cosa ovviamente. Più lontani, dai, mettiamoli un appoggi bonzi, un appoggi a Kayano. A questo punto almeno siamo sicuri che non li trovo mai. Tutti e tre, adesso può essere colpito. Devo solo sapere dov'è però. Eccolo lì, non sappia a vedere, vai. E la miseria. Fortini, ragazzo. Ah, cambia anche armi. Ha delle abilità, già ve l'avevo detto. Mi pare davvero. La miseria però, che è tornato immortale il boss, ok. Spingiamo qua. Il boss non rigenera la sua vita, quindi posso anche semplicemente prenderlo per sfinimento. Senza dover per forza... la miseria però, quanti siete? Più che altro non posso... Cioè devo anche guardarmi indietro. Torniamo all'obelisco quello più lontano. Più che altro questi mostri stanno spawnando, ma... È lui che li spona, vero ragazzi, eh? Così non è il modo giusto per trattare gli ospiti, io te lo dico. Poi mi li spona addosso, cioè nemmeno da dire te li sponiamo vicini o da qualche... O te li spono e basta, no? Addosso te li spona, per sicurezza. Io non so quali sono esse, però... Ti rendi conto? Ora, vi rendete conto cosa ha fatto un Blaze? O ve ne rendete conto, no? E cosa ha fatto il Blaze? Che ragazzi, devo rivedere un secondo la mia strategia. Allora, la sua abilità è spawnare mob. È una cosa che è molto fastidiosa. Spengendo gli shrine, ragazzi, devo anche poi salire su questi cosi a prendermi il buff. Perché senza buff è indubbiamente più dura. È dura. Oddio, l'ho buttato nella lava. Ah, lui torna nel trono, eh. Bella vita andava nella lava. Bella figa tu sei. Tu vai nel trono, eh. E si va a comandare, eh. Dov'è il trono? Vieni qui, vieni, vai. Vieni qui. Ehi, tu mi fa un male boia te, tu mi fa un male che la metà della metà basta. Ehi, addirittura i silverfish, vabbè. Abilità deboli, cioè il ragazzo c'ha delle abilità deboline. Torniamo, vai, borda. Dai botte mi danno. Ah, sei di nuovo immortale. Come sei simpatico, signor mostro della morte deforme. Speriamo tu stianti, eh. Tra l'altro anche i mostriciattolini, quelli piccoli, nonostante abbia l'armatura quella power, bomba, bombastic, mega fantastic. Cioè non è easy proprio. Anzi, qui fammi capire come dovrei fare. Dai, fammelo capire te, perché illustrami, perché io davvero non riesco a concepirlo. Dovresti essere abbastanza vulnerabile accanto a tutti. Ok, addirittura. Torno un attimino alla mia casa, alla mia dimora, e vado a prendere roba che mi può servire, perché così davvero non ce la faccio. Ok ragazzi, mi sento già più pronto. L'unica cosa è che purtroppo non ho mele d'oro. E in questo caso l'Emmayala, perché senza le mele d'oro si va da poche parti. Ma noi ce la faremo lo stesso, perché abbiamo
Abbiamo un sacco di pozioni delle Frostrap. Devo usare più pozioni. Poi c'è questi che fanno che ciucciotto tutto, Dio santo. Soprattutto ho preso una cosa importantissima, ovvero questa armatura qua. Dà molta più protezione di base e per di più è quella del set del fuoco. Quindi in teoria il piano è spada impowerata, Frostrap, pam 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 pam. Si sciottano tutti, c'ho frenzy, pam 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 e via. Ah, qui addirittura. Addirittura qui. Vieni qua. Ok. E la Frostrap l'abbiamo attivata. Adesso dobbiamo attivare un'altra trappola, che è questa qua. E adesso dobbiamo andare a dritto e basta. E sciottare tutto. Tutto e tutti si sciotta adesso. Si sciotta tutti. Si sciotta tutti. No, non si sciotta più tutti. Ok. Un po' di danno gli abbiamo fatto indubbiamente. Se no, non avrebbe senso se gioco. Dunque, qui ci metto una freeze trap. Qui una vulnerability trap. E adesso andiamo a sfiancarlo e ucciderlo. No. Facciamo che ci riprovo. Nel caso fallissi, ragazzi. Lo facciamo nel prossimo episodio, che sarebbe il quarto episodio di questa zona. Comunque, due lane in quattro episodi non è male. E nel quarto episodio magari mi date anche dei consigli voi. Ci si prova insieme. Magari sbaglio qualcosa io. Cioè, non lo so in realtà. E la miseria. Va bene così, dai. Vabbè. Non voglio commentare, ragazzi, perché so potrei essere cattivo. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Proviamo a fare una cosa del genere. Si prova? Si prova, si prova, si prova. Ok, ragazzi. Ditemi come devo fare, perché io davvero non riesco. L'episodio finisce qua, purtroppo. Spero di ricevere tanti aiuti da voi, perché sembra impossibile. Vi avverto. Noi ci vediamo appunto al prossimo video. Spollisciate per uno sbucci triste. Ciao, Nini.